Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Quattro La Serra, 26esima ed ultima giornata del campionato nazionale Under 16, girone C. Sono di fronte i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Palermo. Ultima giornata della stagione a regolare. L'Avellino schiera tra i pali Pizzella numero 1, numero 2 Gargaro, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Passina, 6 Corcione, 7 Paudice, 8 Pacilli, 9 Coiro, 10 Stranese, 11 Garofalo. A disposizione Pone, Caputo, Savarese, Farinelli, Calise, Tortoca, Sabatino, La Monica e Noviello. Allenatore signor Dario Rocco. Il Palermo, tra i pali Giappone numero 1, 2 Flaccovio, 3 Lore, 4 Angileri, 5 Fratella, 6 40, 7 Correnti, 8 Buongarroni, 9 Romeo, 10 De Stefano, 11 Cilluffo. Pitarresi in panchina con Rizzo, Riccio, Zanchi, Kojak, Filippone, Preti, Cascone e Pace. Allena il signor Salvatore Zannitti. Fischietto rosa quest'oggi. A Prato La Serra dirigerà la signora Maria Marotta di Sapri, appartenente appunto alla sezione di Sapri, con Scuotto e D'Agostino, collaboratori appartenenti alla sezione di Frattamaggiore. E raccogliendo quanto stabilito dal CONI, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha disposto per questo weekend un minuto di raccoglimento su tutti i campi in memoria del ciclista Michele Scarponi, tragicamente investito nella mattinata di sabato da un furgone mentre si allenava nel suo paese, filottrando alle porte di Ancona per preparare il Giro d'Italia. Gli applausi per il ciclista ferito tragicamente nell'incidente. Scarponi che si apprestava a fungere da capitano per la squadra azzurra all'imminente Giro d'Italia giunto quest'anno alla 100ª edizione. Il calcio d'inizio sarà battuto dall'Avellino che nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Come ci siamo per l'inizio delle ostilità, partiti proprio in questo momento, diamo il via anche al nostro cronometro. Subito lancio in avanti di Pastina per l'uscita fuori dalla propria area di Giappone. Palla per il numero 7 palermitano Correnti, va giù Correnti, calcio di punizione per la squadra ospite. Angileri, il capitano del Palermo. Flaccovio, Angileri, all'indietro per Fradella. Avanza Fradella, si fa vedere Correnti, smessa laterale in favore della squadra rosanero. Ancora capitan Prangileri, il Palermo che in classifica occupa la quarta posizione a pari merito con l'Ascoli a quota 37 punti. Palermo in corsa per un posto nei playoff. Colpo di testa tentato da Correnti, non c'è arrivato sul pallone il numero 7. Che stava per raccogliere lo spiovente dalla destra. Ancora Correnti in possesso palla, affrontato da Corcione. Correnti vuole l'imbucata a beneficio del numero 9 Romeo, viene fermato Romeo. Dovrebbe esserci rimessa laterale per la squadra siciliana, non calcio d'angolo. Sì, con le mani andrà Lore. Batte il fallo laterale
palla sull'altro versante, prova a mantenerla in campo Cilluffo, evita in un primo momento la rimessa laterale, poi con il destro spedisce il pallone sul fondo, consentendo dunque la rimessa agli avversari. Sagna, sulla destra l'appoggio per Gargaro, ancora Gargaro che ritorna in possesso palla. Coiro sa di essere in fuorigioco, Paudice non interviene sul pallone, si ripartirà da Giappone che al primo minuto di gioco è stato costretto ad uscire di piedi fuori dall'area di rigore. Il primo difensore del Palermo invita i suoi ad avanzare, va a rilancio di destro dopo aver appoggiato il pallone al suolo, lotta Corcione, viene fuori da Velino da questa situazione, Paudice, rimessa laterale in favore dei biancoverdi. Tre minuti 0-0. Anche per l'Avellino, alla pari dell'Under 15, sarà commiato dal campionato. Quest'oggi appunto termina la stagione regolare. Il Palermo ha buone possibilità di proseguire, qualificandosi ai playoff. L'Avellino saluta la squadra biancoverde, è posizionata all'undicesimo posto. Intanto seguiamo il Palermo concorrenti che non riesce nel traversone. Ancora Avellino, sgambettato Paudice, calcio di punizione per gli irpini. Va a raccogliere il pallone Sagna per la squadra campana, l'indito per Pizzella. Cimmino, Pizzella, ancora Cimmino, il pressing di Cilluffo. Cimmino si rifugia in Pizzella. Continua il fraseggio tra i due. Ecco Cimmino che ha un po' di spazio per avanzare di qualche metro. Erra la misura dell'assist di sinistro, rimessa laterale in favore del Palermo. Altro colpo di testa. Chiedo scusa, non era Cimmino, era Pastina, il calciatore che si è disimpegnato con una certa frequenza poco fa. Cimmino in questo momento è al tappeto. Calcio di punizione per l'Avellino. Le scuse di Cilluffo nei suoi confronti. Stretta di mano, gesto di fair play tra i due. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore della squadra biancoverde. Una serie di colpi di testa, la palla è uscita però, rimessa laterale in favore della formazione rosanero, la cui prima squadra, come sapete, milita in Serie A, anche se l'impressione che non ci sia mai più nulla da fare per ciò che riguarda la permanenza in Serie A del club rossanero. Calcio d'angolo per il Palermo che insiste. Buongarzoni batterà il corner dal versante di sinistra, nucleo di calciatori in area. La battuta di Buongarzoni, l'uscita a vuoto di Pizzella ed il vantaggio del Palermo. Bruciato Pizzella, è il minuto numero 6. Il colpo di testa di 40 che ha bruciato l'estremo difensore avellinese proteso nell'uscita. 1-0 per il Palermo, vantaggio firmato da 40 al sesto del primo tempo. Dunque Avellino costretto a rincorrere. Palermo che in questo momento arriva, ironia del,
del destino a 40 con una rete di 40. Vedremo se sarà l'unica di questo match. Palermo che consolida dunque la sua posizione in classifica, a testa di conoscere i risultati dagli altri campi. Roma e Napoli nell'aggruppamento C sono, così come il Benevento, sono Roma e Napoli aritmeticamente qualificate alla fase finale. Sperano Benevento, Palermo, Ascoli e lo stesso Frosinone. Prova a reagire Avellino, palla in area, voleva girarsi Strianese, il cross al centro, la presa sicura di Giappone che mette subito in moto un suo compagno. Ecco Romeo, Correnti sulla sinistra, cross basso, incespica sul pallone un calciatore del Palermo e la formazione siciliana manca il raddoppio. Non è riuscito Cilluffo a coordinarsi al meglio. Ha rischiato nuovamente l'Avellino. Sagna. Molti sostenitori palermitani in tribuna. Tribuna gremita in occasione di questo Avellino Palermo Under 16. Ultima giornata della stagione regolare per l'Avellino, che non ha più obiettivi da raggiungere, ci sarà che competere righe. La stagione del Palermo molto probabilmente proseguirà i playoff. Bisognerà capire se e come ci arriverà la formazione siciliana agli spareggi per accedere poi alla fase finale, in cui sono già qualificate Roma e Napoli di diritto, essendo rispettivamente prima e seconda nel girone. Pau dice, lancio lungo, rischia il Palermo, intervento provvidenziale di 40, efficace anche il ripiegamento difensivo. Con calma Giappone fa il suo il pallone. Appoggio corto per Fradella. Sbaglia Fradella, rimedia lo stesso numero 5 del Palermo, che è sfortunato nel rimpallo. Poi c'è il fallo commesso da 40, che si becca il giallo dalla signora Maria Marotta, appartenente alla sezione di Sapri. Dunque fischietto rosa. Non era mai accaduto quest'anno a Prato La Serra che ci fosse una rappresentante del gentil sesso a comporre la terna arbitrale. Fallo rude su Strianese, punito con il giallo. Calcio di punizione per l'Avellino, batte Pastina. Conta i passi l'arbitro di Sapri, esige che i calciatori palermitani rispettino la distanza. Batte Pastina, palla respinta dal muro difensivo, ancora Pastina, il dribbling numero 5 è fermato regolarmente dall'altro numero 5 Fradella. Gargaro all'indietro per Pizzella, qualche rischio per Gargaro. Pizzella riesce ad allontanare il pallone, ancora Gargaro, manca il pallone Fradella. Ecco Coiro, occhio all'avanzata di Paudice sulla destra. Fallo sul calciatore palermitano. Calcio di punizione per la formazione ospite, che sta conducendo per una rete a zero. La rete di 40 al sesto del primo tempo. Il numero 6 palermitano, di testa anticipato Pizzella, proteso nell'uscita. Sugli sviluppi di un corner battuto da Buongarzoni. Manovra del Palermo. Lore
Paudice gli ruba il pallone, lo anticipa nella corsa Angileri, il capitano si districa bene. Angileri, Flaccovio, Cilluffo, Flaccovio, De Stefano, ancora De Stefano, si incarta, litiga col pallone, il numero 10 Rosanego, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Dodicesimo, Palermo in vantaggio per 1-0. Palla per Corcione, Sagna, Paudice, controllo errato del pallone, messa con le mani in favore del team rosanero. La battuta di Lore per Angileri, lascia scorrere Sagna, la palla è uscita, rimessa dal fondo, beneficio della squadra campana. È pronto al rinvio Pizzella, che ha errato i tempi dell'uscita sul corner che ha causato la rete del vantaggio palermitano. Riparte il team rosanero, occhio movimento di De Stefano, fermato, ci prova di rimessa l'Avellino. Corcione, anticipato Coiro, intervento pulito di Fradella, Correnti, ancora Correnti, il cross basso di Correnti, De Stefano, la palla gli carambola sul corpo e termina in fondo al sacco per il 2-0 del Palermo al 13° del primo tempo. Raddoppia De Stefano per il Palermo, che ha raccolto dalla sinistra l'assist di Correnti. Puntuale sottoporta il tocco di De Stefano, che ha spinto il pallone in fondo al sacco. Impotente Pizzella. E dunque 2-0 per la squadra siciliana, quando manca un minuto allo scoccare del primo quarto d'ora di gioco. Pacilli, Coiro, ancora Coiro, pallone non filtra, ancora Correnti, si allunga la sfera, Lore, lo spiovente, un rimbalzo, colpo di testa di Angileri, Avellino torna in possesso palla, Paudice, contrastato da Angileri, rimessa è campana. È pronto Gargaro, Paudice, ancora Paudice che prova a sgusciare, è più astuto Fradella, riesce a guadagnare un calcio di punizione, il numero 5 del Palermo. Commesso fallo Paudice sul centrale difensivo rosanero prima che il pallone fuoriuscisse, ecco perché c'è calcio di punizione e non rimessa dal fondo. Richiamo verbale da parte della signora Marotta all'indirizzo di Romeo, a dovere di farsi rispettare. L'arbitro di Sapri, occorre polso, ci sarà giallo per Pastina, monito il numero 5 dell'Avellino, c'è parità nelle ammonizioni, una per parte, Pastina per l'Avellino, 40 per il Palermo. Si rialza zoppicante l'ammonito difensore di mister Dario Rocco. Avellino momentaneamente in 10, si è portato fuori dal rettangolo di gioco Pastina, vedremo se sarà in grado di continuare o si renderà necessario l'avvicendamento. Intanto calcio di punizione per il Palermo, che sta conducendo per 2-0.
pronto a battere il calcio di punizione Flaccovio. Ecco il fischio dell'arbitro, parte Flaccovio, lo spiovente e palla che viene allontanata ai difensori biancoverdi. Alla fine il pallone si spegne tra le braccia di Pizzella, la presa comoda del portiere biancoverde, l'uscita del collega Giappone fuori dall'area di rigore, leggera spinta di Strianese ai due danni, calcio di punizione per il Palermo. Il disturbo giudicato falloso di Strianese all'indirizzo del portiere avversario. Calcio di punizione per la squadra palermitana, che vanta due reti di vantaggio sugli avversari. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. Ecco Strianese, la piroetta del capitano, anticipato irregolarmente Paudice, calcio di punizione per la squadra biancoverde. Partita maschia sinora, si rialza Paudice, piazzato per i biancoverdi, è pronto Garofalo ad andare alla battuta. Il numero 8 palermitano Buongarzoni gioca con una vistosa bendatura al braccio destro. Parte Garofalo, sfera di facile lettura, vita agevole per la difesa del Palermo. Correnti avanza, Angileri beffa un calciatore dell'Avellino, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore senza che tre calciatori palermitani, tutti e tre in posizione regolare, raccogliessero l'invito del compagno. Palermo ancora pericoloso. 19° minuto del primo tempo. Avellino 0, Palermo 2. Strianese di testa colpisce Gargaro. Rincorre il pallone il numero 7 Corrent. Romeo, duello, calcio di punizione per l'Avellino, ha commesso fallo Romeo, calcio di punizione per la formazione di casa, da Pizzella a Pastina che è rientrato in campo. De Stefano, lotta con Strianese, ancora De Stefano, intervento di Pastina. Rimessa laterale per il Palermo. Cambio tra le fila avellinesi. Anzi, doppio cambio. Fuori il numero 6 Corcione. Si discute a metà strada tra le due panchine. Dovrebbero essere due i cambi in casa biancoverde. Allora, fuori il numero 6 Corcione, il numero 11 Garofalo. Dentro il numero 15 Farinelli, il numero 13 Caputo. Anche se Pastina è sì rimasto in campo, ma è costretto ancora a ricorrere alle cure del massaggiatore. Fuori anche Pastina, non ce la fa. Difesa biancoverde rivoluzionata. Romeo circunnaviga De Stefano per il 3-0. Palermitano
Siamo al minuto numero 21, triplica la squadra di Salvatore Zannitti. È proprio il caso di dirlo, fuori fuochi pirotecnici da parte del Palermo quest'oggi. Ha triplicato De Stefano. 3-0 per la formazione siciliana. In bambola l'Avellino. Caputo. Al 21esimo De Stefano ha portato a 3. Doppietta personale per il numero 10 palermitano. Angileri, Sagna respinge, è in fuorigioco De Stefano, calcio di punizione per l'Avellino. Dicevo, difesa rivoluzionata da Dario Rocco, in grave difficoltà i titolari in questi primi minuti di partita, anche se Passi ne è uscita per infortunio. E fuochi pirotecnici, come vedete dalle immagini, che stanno facendo da cornice a questa partita. Avvio pirotecnico, è il caso di dirlo, anche in mezzo al campo, con il Palermo che dopo poco più di 20 minuti conduce per 3-0. Angileri, lo scatto di Correnti, ancora Correnti inseguito da Caputo. Rimessa laterale in favore del Palermo, assoluto padrone del campo. Impatto da incubo per la squadra biancoverde in quest'ultimo impegno casalingo della stagione regolare. Sagna, Caputo, Sagna, Farinelli, Tortora che è subentrato a Pastina. Alle idee annebbiate la formazione di Rocco, che sta seguendo all'impiedi a braccia conserte la partita. I suoi sono completamente in balia degli avversari. Strianese, palla nel cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Fradella. 40, palla all'indietro per Giappone. Caputo, rimessa laterale per l'Avellino. Ha arpionato Fradella per il Palermo, nulla di fatto su questa sortita. Ecco Correnti, ampie praterie per lui sino a questo momento. Romeo per vie centrali, ancora Romeo, l'appoggio sulla destra per Cilluffo che deve allargarsi. Prova il cross Cilluffo, palla respinta. Pacilli, ancora Pacilli per l'Avellino. Gargaro, lancio in avanti di Gargaro, il pallone oltrepassa Coiro. Giappone con calma, ordinaria amministrazione per il portiere del Palermo. Fradella, Angileri, ancora Angileri, Lore, Angileri, Fradella, Accademia Palermo ora. 40, Cilluffo, 40, Giappone, rilancio del portiere del Palermo, l'intervento di testa di Gargaro che si allunga il pallone, va giù Gargaro, si può continuare a giocare. De Stefano, pallone non filtra per l'intervento di Cimmino. Sagna, Caputo, Sagna, Gargaro, Farinelli.
Angileri intercetta per i palermitani, disturbato da Astrianese. Flaccovio all'indietro per Giappone. Rilancio di Giappone. Gargaro a disturbare Romeo che si possessa del pallone. Romeo, il movimento, il tiro di Romero. Dai 25 metri e palla al lato. Applausi per l'attaccante Cosanero. Dal numeroso pubblico siciliano presente nella tribunetta centrale dell'impianto di Prato La Serra. Buongarzoni, Gargaro si rifugia in Pizzella, ancora Gargaro, il pressing rabbioso di Buongarzoni, ancora il numero 8 del Palermo. Buongarzoni, cross basso, ci sarà corner per la formazione rosanero. Nettamente superiore all'Avellino in questa prima mezz'ora di gioco. Siamo al 28esimo, 120 secondi appunto allo scoccare del 30esimo. I siciliani stanno conducendo per 3-0. Ora hanno un'altra opportunità. Romeo insiste. La presa di Pizzella che in qualche modo riscatta l'incertezza palesata nell'uscita in occasione del vantaggio palermitano. Pizzella salva i suoi dal gol del 4-0. Restano in due al suolo, si rialza Flaccovio, qualche problema in più ci pare per Pacilli. Gioco interrotto. Ora si reca nei pressi del punto in cui è avvenuto il contatto tra i due calciatori, anche l'arbitro, che ricordiamo è la signora Maria Marotta, appartenente alla sezione di Sapri, coadiuvata da Scuotto e da Agostino, entrambi invece appartenenti alla sezione di Frattamaggiore. Problemi per Pacilli, ricordiamo che Dario Rocco è stato costretto già a tre cambi forzati, non vorremmo che si renda necessario un quarto, siamo appena alla mezz'ora di gioco e la formazione schierata in campo. L'ex calciatore dell'Avellino è per buona parte variata, in special modo il pacchetto difensivo. Tanto calcio di punizione per il Palermo, batte sempre Buongarzoni. La battuta, il colpo di testa e la rete di Angileri, che viene però annullata. Fuori gioco sul secondo palo. Angileri aveva centrato lo specchio della porta, ma al momento dell'impatto si è ritrovato al di là di tutti. Gol annullato dunque ad Angileri. Si resta sul 3-0 comunque per il Palermo. Sagna, Caputo, ancora Caputo, Tortora, Sagna, Gargaro, Strianese, Gargaro, Sagna, ecco Caputo, appoggio sulla destra per Paudice, ancora Paudice, Tortora, palla direttamente tra le braccia di Giappone. Sbaglia a calibrare l'assist lungo la Tortora. Nessun problema per Giappone. Sagna anticipa
l'avversario di destro. Trattasi della circostanza di Romeo, messa laterale per il Palermo, che è in vantaggio di 3 reti, siamo al 32esimo, 8 minuti più un recupero all'intervallo. Ecco Buongarzoni, entra in area Buongarzoni, De Stefano è in posizione irregolare, aveva comunque calciato al lato De Stefano. Farinelli, Gargaro, Farinelli, Tortora, Pacilli, ancora Avellino, lo scatto di Cimmino, riesce a colpire il pallone ma serve 40 del Palermo, messa laterale per i campani che vogliono accorciare le distanze per cercare di apporre maggiore interesse ad un match che sembra chiuso in cassaforte a tripla mandata. 33esimo. Calcio di punizione. Il lancio di Giappone, palla in fallo laterale. Con le mani Cimmino, colpo di testa di Strianese, saltano in due, di sinistro Pacilli, Flaccovio, ottimo controllo del pallone, lo scatto di Gargaro che si lascia beffare dall'avversario, Gargaro poi ritorna sul pallone, un rimbalzo, Coiro, se non ha ben neutralizzato dai difensori rosanero. Partita difficile per Coiro, ecco l'Avellino, Strianese, Farinelli, Tortora, chiede palla e la riceve sulla destra il numero 13 Caputo, lo scambio con Tortora, l'intervento di Correnti, rimessa laterale per l'Avellino, neutralizzato Coiro, insiste la squadra di casa, Pizzella, Sagna, Paudice, calcio di punizione per l'Avellino, fallo di Lore su Paudice, 35esimo, 5 minuti e poco più all'intervallo, Palermo in vantaggio per 3-0, colpo di testa di Cimmino che coglie in controtempo Strianese, nulla da fare, rimessa laterale per il Palermo, è pronto Flaccovio ad andare alla battuta. Palla per Angileri che si è visto annullare per fuorigioco il gol che avrebbe condotto il Palermo sul 4-0. Cilluffo, apertura sulla sinistra per Correnti, ancora Correnti, ennesimo scatto del numero 7, Buongarzoni fermato da Tortora in fallo laterale. Lore erra, cioè inversione della rimessa laterale. Farinelli, intercettano i calciatori palermitani, De Stefano, lo scatto di De Stefano fermato da la numero 8 Pacilli, triangolazione bianco-verde, Paudice temporeggia per un attimo, coglie in controtempo Tortora favorendo la ripartenza degli avversari, De Stefano
altra imbucata che non va a buon fine, la presa di Pizzella. Riparte Cimmino sulla sinistra, l'appoggio corto per Strianese, fermato regolarmente da De Stefano. Cilluffo, 40, Lore, cambio di gioco di Lore per De Stefano. Cimmino, rimessa laterale per l'Avellino. Bravo Cimmino a guadagnare una rimessa con le mani. Palla rilanciata in avanti, la sfera che s'alza a campanile. Lotta Coiro, alla meglio l'attaccante bianco-verde nel duello con il capitano palermitano Angeleri. Rizzo, Paudice, va giù Paudice, fallo commesso a suoi danni da Buongarzoni, piazzato per l'Avellino che prova a rendersi pericoloso quando mancano 2 minuti più il recupero alla fine della prima frazione di gioco. Batterà il calcio di punizione Tortora. Nelle vicinanze c'è Farinelli, così come Caputo, ma l'impressione che Tortora opti per il lancio in aria è così, ma c'è la presa sicura di Giappone che ha scelto ottimamente i tempi dell'uscita. La sicurezza del primo difensore palermitano che riceve gli applausi del pubblico di Fede Cosanego presente sugli spalti del modestino dei 5 di Prato la Serra. È in posizione di fuorigioco Cimmino. Abbiamo qualche dubbio. Calcio di punizione ancora per il Palermo. Batte Giappone. Lotta Cimmino. C'è fallo ai suoi danni. Punizione stavolta ad appannaggio dei biancoverdi. Batterà Pizzella. Poi Farinelli. Tortora. Sagna. Ha letto bene la traiettoria del pallone Lore, interrompendo così la trama bianco-verde. Correnti, Caputo, sbaglia il Palermo, lotta Farinelli, Sagna, sbaglia Sagna, innescando De Stefano, ancora De Stefano, entra in area De Stefano, porta palla, ci prova di sinistro. La respinta da Sagna, poi c'è stato il tentativo in seconda battuta di Cilluffo, conclusione al lato. 40esimo nostro cronometro, siamo già nell'extra time, prevediamo almeno un paio di minuti di recupero. Calcio di punizione per l'Avellino. Movimento Tortora. Rincorre la sfera sul lato di destra Caputo. Il duplice fischio della signora Maria Marotta a decretare l'avvento dell'intervallo. Si va a riposo con il Palermo in vantaggio qui a Prato la Serra per 3-0 sull'Avellino. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono ancora dal piatto sportivo Modestino De Cicco di Prato la Serra, appena iniziato il secondo tempo di Avellino-Palermo, match valido per la 26esima ed ultima giornata del campionato nazionale Under 16 del raggruppamento C. Il Palermo ha chiuso la prima frazione di gioco in netto vantaggio di 3-0 sugli avversari.
La formazione palermitana ambisce ad un posto nei playoff, per l'Avellino non ci sono più obiettivi stagionali. La formazione Rosanero sta meritando l'ampio vantaggio conseguito al termine dei primi 40 minuti. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, promettendo che l'Avellino ha dovuto operare già tre cambi nel corso della prima frazione di gioco. Dunque Pizzella tra i pali, anzi no, è cambiato anche il portiere, cioè pone ora al posto dell'estremo difensore titolare Pizzella. Dunque pone tra i pali casacca numero 12. Seguiamo gli sviluppi di questo corner per il Palermo che sfiora il 4-0 con Cilluffo, ci pare, che non è riuscito nell'inzuccata di un nulla davvero. Dunque pone tra i pali, poi è rimasto in campo Cimmino, Gargaro, sono qui sotto la nostra postazione, Sagna sicuramente, così come Strianese, Pacilli, Coiro. Sono stati sostituiti Pastina, che tra l'altro era ammonito, Corcione. Rivoluzionata in gran parte dunque la squadra bianco-verde. De Stefano intanto per il Palermo, autore di una doppietta. Flaccovio, lo scambio ancora con De Stefano, fermato da Pacilli. Strianese non ha effettuato cambi il tecnico rosanero Salvatore Zannitti. Flaccovio, su di lui Coiro, Cimmino, Coiro, ancora Coiro, porta palla Coiro, entra in area, Strianese in suo soccorso. Strianese non riesce a mantenere buono il pallone, palla non più giocabile, rimessa dal fondo per il Palermo. Il Palermo schiera Giappone tra i pali, numero 1, 2 Flaccovio, 3 Lore, 4 Angiri, 5 Fratella, 6 40, 7 Correnti, 8 Buongarzoni, 9 Romeo, 10 De Stefano, 11 Cilluffo. In panchina Pittarresi, Rizzo, Riccio, Zanchi, Coiac, Filippone, Preti, Cascone e Pace. Fuori anche Pacilli per l'Avellino. Dentro il numero 18, Sabatino. Rivoluzionata in gran parte degli undicesimi la squadra campana. Tortora, lo scatto di Coiro, colpo di tacco per Paudice, non riesce il pallone di ritorno a Coiro. Romeo per il Palermo, è libero sulla destra De Stefano, ignorato. Romeo preferisce servire Correnti e si infrange sull'avversario. Fermato nell'avanzata da Paudice, rimessa per l'Avellino. Quando siamo giunti al quarto minuto di gioco del secondo tempo, sempre 3-0 per il Palermo, le reti al sesto di 40. La doppietta di De Stefano in gol al tredicesimo e al ventiduesimo. Il palleggio di Angieri, a cui è stato annullato una rete per posizione di offside. Rimessa per l'Avellino. Strianese. Tortora, palla tra le braccia di Giappone, Cilluffo, la palla è uscita però, va nel tentativo di tenerla giocabile da Sabatino, messa con le mani in favore del Palermo. È pronto Flaccovio con le mani, Cimmino
disturba Romeo. Angileri perde palla, lo scatto di Coiro, l'uscita bassa di Giappone ad anticipare l'attaccante biancoverde. Lore, Cilluffo, Lore, anticipato Romeo, palla per Cilluffo, Flaccovio, De Stefano. De Stefano ha nelle vicinanze tre avversari, riesce a crossare De Stefano sul primo palo, blocca Pone, subentrato a Pizzella d'inizio di presa. Nonostante fosse praticamente circondato da tre avversari, De Stefano è comunque riuscito a crossare. Cimmino di testa all'indietro per Pone, Sagna, lancio di Sagna per Stranese, il colpo di testa di 40, Coiro, 40, De Stefano in posizione regolare, ancora De Stefano. Ancora tre avversari nelle vicinanze, sotto misura, fallisce clamorosamente il 4-0 Correnti. Facile tocco del numero 7, che però non ha inquadrato lo specchio della porta, la posizione è favorevolissima. Palermo fallisce il gol del 4-0. Correnti ha mancato il poker in favore della sua squadra. Tortora, colto in controtempo Caputo, Caputo avanti, palla dietro, ha intercettato per un attimo il pallone Farinelli, ha ricevuto un colpo Angileri nel contrasto, zoppica Angileri, claudicante nel nella camminata. Intanto posizione regolare segnalata ai danni di un calciatore palermitano, si riparte da un calcio di punizione in favore dell'Avellino. Pone alla battuta, Sagna, ancora Sagna, ha intercettato il pallone per un attimo il numero 5 Fradella, avanza Coiro, verticalizza Coiro, nessun problema per Giappone. Coiro ha buttato lì, ha gittato lì il pallone a metà strada tra i due compagni, alla fine ha avuto la meglio Giappone. Romeo non riesce a controllare il pallone, aveva cercato di avanzare di qualche centimetro Romeo, la palla però non è stata controllata a dovere ed è sfuggita questa opportunità per l'attaccante del Palermo. Lore dribba l'avversario, viene strattonato irregolarmente, calcio di punizione. Sarà Giappone il portiere palermitano a battere il calcio di punizione. Ovviamente la formazione ospite ha tutto l'interesse a lasciar trascorrere secondi preziosi, tutto l'interesse a far persistere una certa, un certo torpore al match. Fradella all'indito per Giappone, di testa Sagna all'indietro per Pone,
Gargaro per l'Avellino. Cimmino. Gargaro. Pone. Sagna. Paudice. Palla ancora per Paudice. Doppio rimpallo per 40, perde palla 40, ecco Paudice, il dribbling del numero 7 bianco-verde. Coiro ci prova di destro, e palla alta. Undicesimo della ripresa, intanto mister Zannitti manda tutta la panchina palermitana a scaldarsi. Rimessa dal fondo per la formazione siciliana. Rilancio di Giappone. Sul pallone Sagna. Il pressing, azione di stupro portata da Correnti. Ancora Sagna per l'Avellino. Caccia del punto dell'onore. Non va a buon fine il dialogo tra i calciatori palermitani, di messa laterale per l'Avellino. Il team Costanegra si limita a gestire l'ampio vantaggio conseguito al termine dei primi 40 minuti di gioco. Giappone. Tortora per l'Avellino. Paudice, Coiro in fuorigioco. Protesta Coiro all'indirizzo dell'assistente di destra della signora Maria Marotta, arbitro donna quest'oggi a Prato La Serra. Avellino Palermo, match valido per la 26esima e ultima giornata del campionato nazionale Under 16, raggruppamento C, ultima partita della stagione regolare. Paudice per l'Avellino. Pallone non filtra. Angileri. Eccoci il Luffo. Larga sulla destra per De Stefano. Palla in aria. Sfera respinta. Con calma Farinelli, non è pressato. Può ragionare. Numero 15. Gli si fa sotto De Stefano, eluso. Cimmino. Sabatino. Rimessa siciliana. Flaccovio, ecco De Stefano, libero Romeo che riceve. Romeo vuole girarsi. Romeo strattonato. Romeo prova a sgusciare, serve De Stefano, il cross morbido. Sagna e corner per il Palermo. Sta per scoccare il quarto d'ora di gioco, sempre 3-0 per la formazione siciliana. Le reti tutte nel primo tempo. Dovrebbe essere Buon Garzoni il battitore, sì, è lui. Palla in aria, svetta di testa Angileri, e palla alta. Angileri, a cui è stato annullato un gol per posizione di fuorigioco nel corso del primo tempo. Capitano Rossanero pure aveva colpito di testa sul secondo palo, era stato molto più preciso, però la rete gli è stata annullata perché il numero 4 si è ritrovato in posizione di fuorigioco. Stavolta ha colpito in posizione regolare, ma è stato meno preciso nell'indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Match che sta vivendo una fase di stanca. Palermo si limita a gestire. Tanta buona volontà per l'Avellino, ma l'impressione è che la partita sia segnata. La squadra di Dario Rocco non dà l'impressione di poter impensierire più di tanto i palermitani, che coltivano il sogno playoff. Sbaglia il Palermo. Tortora per l'Avellino,
Ottimo sulla sinistra per Sabatino, che è sfortunato nel rimpallo. Riparte Angileri per il Palermo. Sbaglia Angileri, ne approfitta Paudice. Coiro beffa l'avversario, ha fatto sì che Fratella rimanesse sul posto. Ancora Coiro che prova ad imbeccare Paudice con le mani. Ha bloccato Giappone, ha l'impressione che Paudice fosse comunque in posizione di fuorigioco sull'assist del compagno. Correnti, l'altro numero 7, braccato dal numero 13 Caputo, dialoga nello stretto con Buongarzoni. Ancora Buongarzoni, palla in aria, prova a coordinarsi De Stefano, ma il pallone di Romeo. Romeo contrastato da Cimino che non lo molla, ottiene il massimo l'attaccante del Palermo. Un altro tiro dalla bandierina della squadra siciliana, che tiene alle corde il team biancoverde. Calcio d'angolo, ancora Buongarzoni dalla bandierina, palla in aria, dovrebbe esserci una deviazione sfortunata sul colpo di testa di un calciatore palermitano che viene a raccogliere gli applausi dei suoi tifosi, dei suoi familiari qui in tribuna. Romeo ha colpito di testa. L'impressione è che sul colpo di testa dell'attaccante palermitano ci sia stata una deviazione decisiva di un difensore biancoverde, però la rete la attribuiamo a Romeo per il 4-0 del Palermo al 17° della ripresa. Romeo fa poker per i suoi. De Stefano, ancora De Stefano, lo slalom del numero 10 che si interrompe. Cilluffo, Angileri, ci porta dalla distanza, Angileri pone in due tempi. Vediamo sul colpo di testa di Romeo, abbiamo avuto l'impressione che un calciatore biancoverde, forse Sagna, l'avesse deviata in porta alle spalle dell'incolpevole Pone. No, la rete è da attribuire sicuramente a Romeo. Caputo, non abbiamo l'ausilio del replay, non possiamo verificare se c'è stata una deviazione e chi è stato sfortunato nella circostanza. Cimino va giù, calcio di punizione per l'Avellino. Farinelli, Gargaro, ecco Sagna. Anticipato Coiro, intervento autoritario di Fradella, messa laterale per l'Avellino. 4-0 per il Palermo. Coiro, fallo commesso da un calciatore palermitano e calcio di punizione per la squadra di casa, che deve chiudere con dignità questa partita, che deve chiudere con dignità il suo campionato. Batterà il calcio di punizione numero 17 Tortora, 19°. Parte Tortora, palla in piena aria, lotta Sagna, il Palermo riparte però. Scatto di Correnti, ci pare. Ancora Correnti che ci prova, palla alta non di molto. Reclamava il corner Correnti, ma che passaggio che ha ricevuto Correnti in uscita, palla al piede. Messa al fondo per l'Avellino. Strianese, Angileri per il Palermo. Romeo, ancora Romeo,
Bungarzoni, Correnti, ci sarà il 5-0, sì. Cinquina Palermo al 20°. Partecipa alla festa del gol anche Correnti e se lo merita. A nostro avviso il migliore in campo tra i palermitani. Anche Correnti, maglia numero 7, va a iscrivere il suo nome nell'elenco dei marcatori, tutti palermitani, 5-0. Ora per la formazione siciliana. Cambia anche il Palermo, cambia pure l'Avellino. La squadra titolare, l'11 di partenza di Rocco, quasi non c'è più. Strianese e Paudice e Cimmino. Possono considerarsi praticamente superstiti. Cambia anche il Palermo. Una partita che ormai non ha più nulla da dire. Palermo che continua nella sua corsa verso i playoff. Si chiude mestamente la stagione bianco-verde. 5-0 per la squadra ospite. Senza nulla togliere ai meriti degli avversari, ma l'impressione che tra le fila bianco-verde, le fila bianco-verdi tiri giaia di vacanza. Veramente abbiamo visto la compagine di Dario Rocco così molle, così abulica. Fallo su Paudice. Calcio di punizione per la formazione padrona di casa. Tortora. Non riceve il pallone Cimmino. Fermato Sabatino. Messa laterale per il Palermo. Correnti, perde palla, Strianese, si allarga Paudice, rincorre il pallone numero 7, messa laterale per il Palermo, 23°, pura accademia per il Rosanero, Cascone, Strianese, vediamo se combina qualcosa, Strianese. Tortora ci prova dalla distanza. Palermo non concede nulla. Ecco Cascone. Tiene palla Cascone, attende rinforzi. Li trova in Cilluffo. Il colpo di testa liberale di Caputo. Rimessa laterale per la squadra palermitana. E Palermo non concede nulla sul 5-0 perché nell'eventuale corsa ai playoff, in un arrivo a parità tra squadre, c'è anche il fattore differenza reti. Finisce qui la partita del capitano palermitano Angileri. Fuori anche Lore. Gli applausi, l'indirizzo dei due calciatori siciliani. Cinque minuti alla mezz'ora e 5-0 per il Palermo.
adesso diversi cambi anche per la formazione rosanero. Buongarzoni, cotto in controtempo, Buongarzoni, scarsa intesa con il numero 17 Filipponi, che si è scusato col compagno. Il palleggio di 40 diventato capitano dopo l'uscita di Angileriche, fallo ai suoi danni. 40 nel corso del primo tempo ha sostituito di testa, ha sbloccato lo 0-0 e ha dato il là al festival del gol palermitano. Cimmino, Tortora, Zanghi, Cilluffo, Zanghi, Flaccovio, 40, Zanghi, ha intercettato per un attimo il numero 16 Calise, ma riparte il Palermo, Kojai, Tortora, dribbla un avversario, dribbla un secondo, subisce fallo però, il numero 17 Biancoverde, calcio di punizione. Noviello, Farinelli, Strianese, Lotta, ancora Strianese, Tortora, Noviello, Zanghi subisce fallo dopo aver rubato palla agli avversari, calcio di punizione per la squadra rosanero. Cilluffo, lancio di Zanghi, rimessa laterale per l'Avellino. Provato a affiondarsi Riccio sul pallone, non è riuscito a mantenere la sfera in gioco. Altro cambio per il Palermo, via pure 40 che ha tenuto la fascia di capitano solo per qualche minuto. Fuori 40, applausi per lui. Dentro il numero 20 Pace per il Palermo. Calcio di punizione per la squadra ospite. Fascia di capitano dunque che cambia ancora una volta padrone, la indossa ora il numero 2 Flaccovio, che è rimasto nel cerchio di centrocampo unitamente a Cilluffo. Hanno rinunciato ad avanzare i due calciatori palermitani, non vogliono subire ripartenze. Parte il Palermo con Bergazzoni, il gol del 6-0, l'incertezza di Pone, 29esimo della ripresa. Papera di Pone sul calcio di punizione non certo irresistibile di Buongarzoni. Un match che si sta tramutando in una vera e propria disfatta per l'Avellino. Non certo una bella chiusura di campionato per la squadra biancoverde. 6-0 per il Palermo. Un bottino di reti per la formazione rosanero che potrebbe servire in chiave griglia playoff. Calcio di punizione per il team ospite. Buongarzoni a battere il calcio di punizione. Pace,
Zanghi. Cilluffo. Zanghi. Uscita di Pone. Anche lui naufragato in questa giornataccia per l'Avellino. Flaccovio ha sbagliato in occasione del gol del 6-0 di Buongarzoni. La grave incertezza sul calcio di punizione battuto dal numero 8 rossanero. Ovviamente bisogna tener conto dell'età di questi ragazzi e anche queste situazioni, volendo cogliere l'aspetto positivo della cosa, anche queste situazioni servono a maturare, servono a crescere. Cilluffo è indietro per Giappone, 31esimo, 9 minuti più eventuale recupero al termine di una partita che ormai non ha più storia, non ha più nulla da dire. Pace, Zanghi, ancora Palermo, calibra male il cross il numero 14 Riccio, messa dal fondo per l'Avellino. Il programma della 26esima e ultima giornata prevede Ascoli Frosinone, Avellino Palermo appunto, Bari Napoli, Crotone Benevento, Latina Ternana, Perugia Roma e Salernitana Pescara. L'unica campana che può continuare la propria stagione agonistica è la Salernitana, che è in piena corsa per i playoff, in piena corsa per chiudere al terzo posto, anche se c'è una flebile speranza per i Granata di agganciare il Napoli al secondo posto qualora il Bari dovesse battere i partenopei tra le mura amiche, la Salernitana ovviamente facesse fuori il Pescara a casa propria. Ancora l'Avellino, manca il pallone di testa Paudice e dunque tra Salernitana, Avellino, Benevento e Napoli. Napoli e Salernitana in questa circostanza potranno tenere alto il nome della campagna nel proseguo della stagione. Cilluffo fermato irregolarmente da Sabatino, calcio di punizione per il Palermo. Batterà Pace. Ecco che parte il numero 20, rincorre il pallone Riccio, riesce però a tenerlo in campo, rimessa laterale per l'Avellino, 34esimo. Vedremo se la signora Marotta riterrà di accordare del recupero all'80esimo. Ricordiamo che nel campionato under 16 la singola frazione ha una durata di 40 minuti. Ancora il Palermo incontentabile, si lotta, alla fine ci sarà rimessa con le mani in favore dei rossanero, che non concedono nulla agli avversari. Corner per i siciliani. Batterà Zanghi,
Perfetto, il tiro dalla bandierina, la traversa colpita da Pace, ci prova dalla distanza, il numero 16 con una conclusione a giro, trattasi di Kozak, palla al lato non di molto. Ha imprecato la mala sorte Pace in occasione del colpo di testa con cui ha francobollato la traversa. Non vi ripetiamo cosa abbia urlato Pace. La fame dei calciatori palermitani lo si vince anche in questo. Si impreca la mala sorte anche sul 6-0. Pace. Riparte il Palermo. Si allunga il pallone, il numero 19, Cascone. Ancora l'Avellino, lo scatto di Paudice. Giappone rinvia il pallone, ma serve un avversario. Calise. Paudice fermato. Prova a servire Strianese con le mani. Tentativo non riuscito. Kozak. Zanghi. Cilluffo è libero, lancio per il numero 17 Filippone, fermato però da Cimmino, ancora Cimmino per l'Avellino, lo scambio con un compagno, ecco Cimmino, Tortora all'indietro per Pone. Noviello, Cimmino, fallo commesso da Capitan Flaccovio su Strianese, punizione per i biancoverdi, 120 secondi all'ottantesimo, poi eventuale recupero concesso dall'arbitro, ecco Noviello. Chiusura di campionato infelice per l'Avellino che in casa sta soccombendo per 6-0. Netta affermazione del Palermo qui a Prato La Serra. Flaccovio, Gargaro. Pone, palla per Gargaro, intercetta però Filippone, Zanghi, allarga sulla destra per Cilluffo, palla di ritorno per Zanghi, ancora Zanghi. Ha provato a disorientare l'avversario. Ecco Pace per il Palermo. Cilluffo dalla destra. Ancora Cilluffo. Non entra in aria Cilluffo. Primo tentativo di cross che è spinto da Cimmino. C'è rimessa laterale per il Palermo. Già scruta il cronometro il direttore di gara. 39esimo. Un minuto. Alla fine del tempo regolamentare, Zanghi, Pune si appresta al rilancio, Paudice atterrato irregolarmente, calcio di punizione per l'Avellino. Palermo che con questa vittoria sale a quota 47 in classifica in attesa di conoscere i risultati di Salernitana e Frosinone. Palermo che può chiudere terzo, non può raggiungere il Napoli
anche se i partenopei dovessero essere sconfitti dal Bari. Dunque la squadra siciliana può ambire al massimo al terzo posto. Cociai, pallone non filtra, perde palla Cociai, Zanghi, il solito Cilluffo sulla destra, ancora Cilluffo, il cross, palla direttamente fra le braccia di Ipone, irraggiungibile per i compagni, Noviello riesce a servire Paudice. Le ultime azioni dell'Avellino. È in posizione irregolare Paudice. Non si distrae il Palermo. Triplice fischio della signora Maria Marotta, appartenente alla sezione di Sapri. Va in archivio la stagione dell'Avellino Under 16, brutta sconfitta degli uomini di Dario Rocco, che beccano 6 reti in casa dal Palermo nell'ultima giornata di campionato. Avellino 0, Palermo 6. Da Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.